sono innamorato di Marina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Oggi è mercoledì 14 ottobre. Una buona giornata da Barletta Vesta e dell'Urus che vi augura il meglio del meglio. E va allora. E oggi ma c'è tre sore nostre. A come stanno i cinque sore nostre? I nostri cinque alberi. Io c'è due. Mi hai alzato apposta. Cioè, stamattina un pensiero, ecco. Marina. Ecco qui, proprio qui, noi faremo l'albero di Natale. Proprio qui. Una buona giornata, ben svegliati. E allora, ieri sera abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, io e il mio amico Enzo Delvi, vi abbiamo deliziato che secondo me spaccheremo con questi video che abbiamo fatto, che abbiamo girato praticamente tutte le discoteche vecchie, cioè degli anni 70-80 che sono nate a Barletta, e abbiamo fatto un flashback. Mamma mia, che ci sa bene i cinque sorene, bellissimo, eccole qua, le cinque piante e tutta una da cosa. Tutta una cosa. Dicevo, per quanto riguarda, mi ha fatto una cosa non eccezionale, di curio. Cioè, ci saranno un sacco di ricordi. Ci sono messo da ballare negli anni 70-80, o New York, o bla bla, o Chenou. Cioè, poi sono tornati a galla nomi che io sinceramente avevo dimenticato, perché io ero piccolo negli anni 70, mi sono 60. Cioè, dobbiamo riscoprire tante di quelle belle cose che tu non ti immagini neanche. Qui stiamo dietro al Curci, questa è una bellissima zona. Osburg, questa zona che sinceramente ne aveva fatto, non a me, dica me, ma questo. So che tu se si dice babom. E dicevo, per quanto riguarda le discoteche, New York, bla bla, Casanova, che poi sono il Blanc Genoir, chi non c'ha il ricordo, chi poi siamo andati all'occhio, voi non lo sapete, ci sapete, ma non se ci sapete voi, che se si vuole discutere, io per esempio che non me la ricordo assolutamente, l'occhio si chiamava, praticamente si trova vicino al castello, era una delle prime discoteche, e mi disse Enzo, cioè, che poi sarà tutto documentato, perché noi torneremo. Ora vi abbiamo fatto vedere dove c'erano le discoteche, cioè su questo video che abbiamo fatto. Non voglio anticipare perché sto che troppo eccitato su Pastuffetto, perché è troppo bello, veramente. Siamo andati a riscoprire delle cose che molto, molto, molto belle. Cioè, si vive anche del passato, anche dei ricordi, quante cose, i primi aneddoti, cioè, che tu trovi a storia, cioè, altri tempi, che tu ti fa sempre piacere ricordare c'è cosa ha comunato negli anni, vuol dire giovingella, è così, dai, è così. Mamma mia, viviamo anche dei ricordi. Qui sono riuscito, oh su, voglio sveglia!
a dormire stavo un chiarizzo. Non sarà fritto, boh. Ecco qua la fontana della stazione. Mi dice, il primo mattino è bellissimo, eh? Bello, bello, la stazione è anche bella, tutta ancora accesa, precedere subito, sono le 7:15. E tenimoci a così, anima e coro, Barletta, anima e coro, mametto. Ogni cosa mametto, l'anima e un coro. E andiamo avanti, non si dà dentro, ne show di chiacchiere che non potevo cambiare. Ma cambiare. Ripeto, tante cose, non è che li potevamo fare tutti insieme. Dobbiamo avere anche pazienza. Per quanto riguarda l'immondizia, per esempio, e chiudo qua perché stiamo sfiorando. Il problema dell'immondizia ora sono quelli che ne fregano niente del Barletta. E quali sono? I rumani, gli albanesi, ma non tutti, non mi permetterei di dire tutti. A chi che ne frega niente del Barletta? Quando io non sono ancora un paese solo, c'è chi frega a chi? Ne c'è scelta la munnezza, perché è scelto. E i vecchiari, appunto più vecchiari, ne già fanno, almeno io a quelli gli do una chance in più per, cioè diciamo che sono più, come dice, più, non già fanno i cristiani a tenere la munnezza da cresta, perché quelli sono abituati così. Va bene, dai, io vi auguro un buon mercoledì da Barletta Vesta, Lello Russo. Ciao, ciao, ciao.